Ciao a tutti e benvenuti su Zaltor Gaming. Oggi siamo davanti all'antro degli uomini lupo, in questa zona della mappa dell'isola di Sipta. Questo è il secondo dungeon abitato, diciamo così, dai lupi mannari. L'altro è quello della fratellanza lupina che si trova qua giù nel sud dell'isola. Bene, siamo in compagnia del nostro fedele seguace e ora andiamo a invadere questa segreta e a razziare i suoi tesori. Bene, eccoci all'interno della segreta. Apriamo il portone e iniziamo un'altra traccia al suo interno. Ecco lì, si vede già il lupo mannaro, quindi uno. Almeno due. Beh, ho già preparato l'ascia perché so che tornerà molto utile contro di loro. Tanto sembra che il suo amico non si sia fatto vedere. Ha preferito farci combattere. Rispetto a quelli della fratellanza lupina, questi sono dei lupi decisamente più brutti. Andiamo a prendere un po' di fibre vegetali, torneranno utili davanti. Diamo sempre un occhio a destra e a sinistra, che non ci siano delle sorprese. All'interno salone. Sono tre lupi, quattro. Questo sembra quello della fratellanza lupina, non è brutto come quelli che abbiamo affrontato al piano di sopra, però il picchio è lo stesso abbastanza forte. Quei due amici qui, zona illuminata. Daranno il filo da torcere oppure danno degli schiaffi che è una meraviglia così. Ecco. Paradossalmente mi hanno dato una mano. Ok. Ho trovato la pratica. Molto bene. C'è qualcosa da razziare? Laggiù c'è un lupo. Vero. Tanto pozioncina. Ora no, questa è un'area vuota da mappa. Solo? Visto che da solo approfittiamo per fare agguato. Abbiamo evitato il suo attacco artiglioso. È arrivato un altro, bene, ma che bello. Finito di uccidere il primo. Ok,
Entrambi i lupi sono morti. A vedersi in queste stanze laterali c'è qualcosa da razziare. No. C'è un lupo qui, la scatola per fin. Allora, prima prendiamo la scatola. Poi direi di andare giù di qua. Adesso vediamo, magari dare un'occhiata così in basso. Vedi i lupi. Vieni. Come c'è pieno di lupi, e di scendere, potencina. Attivato il suo attacco e abbiamo ucciso prima che riuscisse a ferrare quello successivo. Bene, perfetto. Conquistata in questa stanza, vieni. Andiamo a scendere verso il salone infestato dai lupi. Là, là. Ce ne sono veramente tantissimi. Allora, eventualmente penso che proverò a passare quindi affrontare tutti, perché veramente tanti. Che cosa voglio fare? Questo ci ho visto. Ok. Fare un po' di loot. Salito anche da questi. Dai, muori. Comunque sia rimasto un po' bloccato nel terreno. Seguiamo. Sono veramente tantissimi in questo punto. Provo a vedere se è necessario liberare tutto il salone giù di sotto, oppure se riesce a procedere anche senza. Allora, intanto c'è la scatola del bottino, quindi ce ne sono degli altri. Allontanato i suoi amici in fondo, tanto ne approfittiamo per andare a vedere cosa c'è qua dentro. Maiale, facciamo un bel prosciutto dopo. Parti due lupetti, se può essere qualcosa. Tanto vabbè, portiamo questo qua visto che deve venire da noi. Anche lui è morto e anche lui droppa un po' di Eldario. Andiamo ad entrarci nella segreta. Qualcuno, beh, tutto qua.
fatto che l'abbia colpito alle spalle sembra che non gli sia piaciuto molto. Anche un po' di cuore. Lancina retrice. Procediamo. È veramente trapieno di lupi. Uno di paragonabile a quello dell'altro dungeon lupesco. Vabbè, diciamo che Asha aiuta soprattutto questa funzione di sanguinamento accelerato. Vi do poche scatole del tesoro. Grattano delle pulci. Questo è andato. Di qua si torna più giù nel salone. Vabbè, da questa parte vediamo, entriamo in quest'altra sala. Non ci sono lupi bianchi qua in fondo. Ok, 4. Andiamo ad affrontare questo qui da solo. Là. Due rifornimenti di materiali. Andiamo subito. E adesso sono rimasti in tre. Però non so se c'è qualcuno qua dentro, perché ok, è arrivato alle spalle, deve essere veramente un bel problema. La resistenza, punto giusto direi. Ok, no, è andato. E adesso dai, raggiungi un po' il tuo amico, bravissimo. Vedo quanto manchi al boss. Non riesco. Effettivamente ho trovato poche scatole con il bottino. Tanto bottina, bottina. Via. Dentro non c'è nulla. Oppo. Ah, mi stavo giusto chiedendo quanto mancasse al boss. Allora, vediamo un po' di armarci.
maniera corretta. Vediamo anche l'arco. Poi pancina per sistemare caratteristiche. E ora via! Vediamo. Cambiavo l'arma, giustamente sono rimasto nel tempo. Allora, dovrei aver ucciso entrambi i lupi guardiani, anzi no, ce n'è ancora uno. Sono riuscito a prendere la mia pozione e adesso che abbiamo risolto il problema con i guardiani, andiamo a darla un forte al seguace con il boss. Okay, 5.000 punti di vita, perché abbastanza. Rispetto ai boss che ci sono nelle varie segrete, un momento di creare un'altra pozione. Intanto c'è un super attacco. Adesso mai direi che è morto, ormai non ho 300 punti di vita. Direi che l'ha ucciso il nostro seguace con la freccia. Bravo, ovviamente. Subito dopo la sua morte è partita la musica. Quindi vediamo se qualcosa qua dentro. Bene, possiamo andare nella sala del tesoro. Andiamo qui. Ecco qua, giro degli uomini di lupo. Dario, rinforzati. Colore, cordilotto grigio. Tra l'altro non si trova sull'isola di Sipta, quindi se lo trovate in giro mi raccomando raccoglietelo subito. Carne, giustamente. Ok. Bene. Adesso guardiamoci il filmatino con la lore legata a questa segreta. Praticamente per sopravvivere, diciamo che sono stati ingannati dalle potenze del vuoto esterno e si sono ritrovati in una situazione per interagire con un'entità Lovecraftiana. Ho imparato l'arsenale degli uomini lupo e corazze della segreta degli uomini lupo.
Ora che abbiamo parato talenti, abbiamo preso l'isola segreta, siamo pronti per uscire. Bene, siamo sopravvissuti alla razzia dell'antro degli uomini lupo. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio per averlo guardato fino a qui e vi do appuntamento ad un prossimo video, sempre su Zaltor Gaming. Ciao ciao!